Cari amici, buon pomeriggio e ben ritrovati dal vostro nipote Lucia. Siamo in piena ora di pranzo in questo 4 settembre 2020, siamo quasi alle ore 13:40, minuti primi. Bene, con oggi è giunta al termine la prima parte dell'attività bisettimanale, chiamiamola così, dell'associazione Genitori Trani, AGE Trani. Quindi oggi, ieri e mercoledì sono stati 3 giorni di piacevolezza, serenità, spensieratezza, lido mattinale, davvero passati in maniera molto bella. Per quanto mi riguarda, sono riuscito a parteciparvi al primo giorno e oggi al terzo giorno, perché ieri sono stato impossibilitato, devo dire. Una bella esperienza, ho avuto modo anche di conoscere nuove persone, tanti bambini, anche genitori, anche dei bambini, e quindi ricordando che l'AGE è attiva dal 94, quindi è soprattutto un'associazione no profit, senza scopo di lucro. Di inclusione sociale, soprattutto ricordando che comunque l'AGE collabora a stretto contatto con la Fortitudo Baschi Estrani per il Baskin. Quindi, cari amici, io vi invito anche a prendere informazioni su questa associazione. C'è anche il sito internet, lo trovate sul web. E quindi se avete nipotini, quindi per avere degli spazi ludici, dei momenti ludici, divertenti, l'AGE è qui per voi. E quindi niente, ringrazio per questa possibilità che mi è stata data la presidente, la responsabile dell'AGE, Anna Brizzi. Grazie Anna. Anche a tutti coloro che si impegnano in maniera professionale per la buona riuscita di qualsiasi tipo di progetto. Settimana prossima di nuovo 3 giorni, ma no, non al mare, ma a Baskin, quindi basket inclusivo, normodotati, disabili in carrozzella e non al centro Jobel. Quindi grazie di nuovo cara Age. Noi per quanto riguarda il mio canale, penso ci vediamo, forse oggi c'è anche un terzo video, visto che siamo in piena corsa per la Supercoppa Italiana 2020 della Basket Lega A. Ieri potete recuperare il video, la nostra cara Basket Brindisi purtroppo non ce l'ha fatta contro Pesaro, ma noi come sempre continueremo a tifare Brindisi come tutta la Puglia, come anche la nostra cara Fortitudo Basket Trani. Quindi ho detto, recatevi presso lo sportello informativo dell'AGE. Se volete più informazioni, perché sono ottime esperienze che danno cultura ed inclusione sociale. Grazie a tutti e alla prossima. Lo sottolineo, come sia un'associazione che è presente qui sul territorio di Trani da ben 26 anni, quindi non parliamo di un'associazione novizia, ma di un'associazione esperta. Secondo me affidarsi all'AGE è un'ottima cosa. Quindi viva l'AGE, l'AGE, senta me, viva l'AGE, e crediamoci in questi progetti, in queste iniziative socialmente inclusive. Grazie a tutti, buon proseguimento. Noi ci vediamo più tardi per il video sulla gara delle 17 del basket, Lega Supercoppa. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao e sempre viva l'AGE. Ciao.